Sono tutti salvi i 15 agnellini che altrimenti sarebbero stati destinati al macello. Li hanno acquistati gli animalisti tramite una raccolta fondi che ha avuto un successo immediato, promossa da Gabriella Gibin, presidente della Commissione Provinciale per la tutela dei diritti degli animali. La mobilitazione era scattata in occasione della festa del sacrificio, della durata di 3 giorni, che prevede la macellazione con sgozzamento dei capi scelti, comunque adulti. Una pratica autorizzata per quel ristretto limite temporale, se svolta ai macelli autorizzati e sotto la supervisione dell'ULS. Gibin, assieme ad altri volontari, aveva creato un presidio fuori dal macello del Basso Polesine, uno dei due in Veneto, dove si stava svolgendo questa pratica. Aveva ottenuto di poter sottrarre alla futura uccisione in particolare tutti gli agnellini presenti, una quindicina appunto, a patto che li acquistasse. Allora, oggi siamo qui, eravamo qui sì, pronti per caricare. Purtroppo, vi do la brutta notizia per prima, insomma, abbiamo avuto un problema, l'ASL veterinaria, ASL 5 di Rovigo, purtroppo non ha concesso il trasporto. Per una normativa che era in accordo con l'OPI Park, ex manicomio Gran Zette, gestito dai luoghi dell'abbandono, non ha concesso il trasferimento perché troppi capi dovevamo portare. Parliamo di una quindicina, di 15 mamme tra mamme e agnellini e altre 5-6 caprette, però purtroppo neppure temporaneamente ci hanno concesso di portarli lì. E quindi purtroppo oggi il trasporto non ci sarà, però abbiamo ottenuto dal signor Nardini il signor Nardini in questo caso gli animali che sono questi qua, che non verranno assolutamente uccisi, verranno tenuti qua in stallo in questi giorni, fino a quando troveremo una sistemazione in alcuni santuari, alcuni posti ovviamente dove vivranno la loro vita lunga, felice e serena. E ci ha dato ovviamente la sua parola che non verrà ucciso nessun capo, che noi ovviamente oggi abbiamo preso. E niente, in questo senso diciamo abbiamo la parola del signor Nardini. E confidiamo ancora all'ultimo di ricevere una telefonata per il trasporto, perché abbiamo qua anche Gennari che si era offerto come trasporto per trasportare gli animali ovviamente a Rovigo, all'Hopi Park, ma che purtroppo, non avendo ottenuto la concessione, purtroppo insomma devono rimanere qui in stallo per alcuni giorni, ripeto, il tempo necessario per portarli via. Poi, sia mai, noi abbiamo anche fatto una bella proposta al signor Nardini, che lui ci ha detto che valuteremo insieme, di convertire magari questa struttura da macello a qualcos'altro. E quindi, se riusciamo a portare a casa anche questa bellissima cosa, sarebbe un obiettivo in più raggiunto per tutti.